Ora la pagina della politica, l'Italia e l'Abruzzo vincenti, è l'evento organizzato da Fratelli d'Italia che per due giorni, oggi e domani, animerà il porto turistico Marina di Pescara con un'agenda ricca di appuntamenti, divisa per tematiche e con presenze nazionali di spicco. Per saperne di più abbiamo in collegamento diretto Enrico Giancarli, che saluto. Buonasera Enrico, con lui c'è anche un ospite. Ciao Paolo. Sì, buonasera Paolo, un saluto a te e agli amici che ci guardano in diretta a Rete 8 e buonasera Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. È l'inizio della stagione di Fratelli d'Italia questa, ma possiamo anche dire Sigismondi che è l'inizio della campagna elettorale in vista delle prossime regionali? Beh, se iniziare la campagna elettorale vuol dire confrontarsi con cittadini e parlare con gli elettori, diciamo che Fratelli d'Italia non le chiude mai le campagne elettorali, perché iniziative come queste animano sempre il nostro anno politico. Però certamente l'apertura di una stagione importante, perché questa manifestazione cade ad un anno quasi dalla vittoria del 25 settembre del 2022, quindi è tempo di bilanci per l'attività del governo Meloni, ma è anche un momento che apre una stagione che ci porterà alle elezioni regionali, e quindi in questi giorni faremo anche il bilancio con tutta la nostra classe dirigente a livello regionale, consiglieri regionali, assessori, ma anche tanti ospiti nazionali, ministri, sottosegretari, rappresentanti del partito, per fare il bilancio di quello che è stato fatto, del buon lavoro del presidente Marsilio, e che ovviamente noi siamo convinti che verrà riconfermato presidente della regione Abruzzo. E diciamo durante questo incontro di Fratelli d'Italia, Sigismondi, c'è Giovanni Donzelli, che è il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha intervistato poco fa il nostro direttore Carmine Perantuomo. L'argomento sono gli sbarchi a Lampedusa. Possiamo ascoltare Donzelli. Sicuramente il tema è un tema serio che preoccupa, ma la soluzione è quella di bloccare le partenze. Da questo punto di vista, grazie a Giorgia Meloni, l'Italia per la prima volta aveva coinvolto l'Europa nel controllo dei confini esterni. È stato fatto un accordo importante con la Tunisia, un accordo che stava anche iniziando già a portare i primi risultati ancora prima di essere effettivo. Poi le sinistre in Italia e in Europa hanno iniziato a boicottare questo accordo, quindi da parte dell'Europa non si sa ancora per quale motivo non sono arrivati i soldi che dovevano arrivare alla Tunisia, e la Tunisia a quanto pare ha reagito e stanno arrivando i migranti in modo che non erano mai arrivati. Quindi sicuramente l'Europa deve rispettare i patti e sicuramente la sinistra, almeno quella italiana, deve cercare di fare l'interesse nazionale in Europa e non di lavorare contro gli interessi nazionali. Bene, di nuovo in studio e torno da Enrico Giancarli. Non so se c'è qualche altra battuta da parte del parlamentare Sigismondi. Enrico. Sì, magari Sigismondi, per dirci un po' anche il programma di domani, perché è un programma ricco di appuntamenti qui a Pescara. Sì, domani l'iniziativa inizierà con un panel dedicato ai giovani con il titolo La rivoluzione della meritocrazia, che è un punto qualificante del governo Meloni, e ovviamente ci sarà il ministro Abodi, il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti. Subito dopo un panel dedicato all'Italia e l'Abruzzo vincente, con il ministro Lollobrigida, il sottosegretario Bergamotto e con le conclusioni del presidente Marsilio. Da Pescara Paolo è tutto, ti restituisco la linea a te, ringraziando naturalmente Etel Sigismondi.